tutte e tutti e benvenuti a questo lunedì, a questo incontro del lunedì dello Sherwood Festival, un incontro intitolato La sfida dei movimenti climatici dalle lotte per la climate justice alla battaglia contro le grandi opere. Prima di passare a presentare i nostri ospiti, voglio solo ricordare una cosa, voglio ricordare che il prossimo dibattito stranamente non sarà lunedì prossimo, quindi non fatevi ingannare perché il prossimo dibattito intitolato Moltiplicarsi dei confini tra attacchi ai diritti e razzismo è invece previsto per disponibilità degli ospiti domenica prossima, quindi domenica 23, sempre alle 21, chiuderà il nostro ciclo di quest'anno l'incontro sui Gilets Jaunes in programma invece, diciamo, secondo abitudine il lunedì 1° luglio. Io premetto una cosa, non c'è Tommaso Cacciari su questo palco che doveva rappresentare il comitato No Grandi Navi per problemi familiari, ma ci sono io che, essendo parte del comitato comunque dalla sua fondazione, mi prendo l'onere e l'onore non solo di introdurre e moderare il dibattito, ma anche di dire due parole, credo, doverose sulla situazione delle navi a Venezia dopo quanto è recentemente successo. Cercherò comunque di non essere troppo lungo, avremo un primo round di interventi, poi apriamo immediatamente le domande del pubblico. Di cosa parliamo oggi? La sfida dei movimenti climatici dalle lotte per la climate justice alla battaglia contro le grandi opere. Ecco, io non essendo un ricercatore, uno studioso, non mi occupo ovviamente di clima, ma essendo un attivista provo a porre all'attenzione dei nostri ospiti alcuni punti, chiamiamoli così, politici che sono emersi nel percorso che come comitati e movimenti per la giustizia climatica sono alcuni punti che sono emersi dal percorso dell'anno scorso. Prima però gli ospiti, appunto, abbiamo Stefania Barca che è una storica dell'ambiente, studia l'ambiente nei suoi nessi soprattutto con il capitalismo, lavora al Centro Studi Sociali dell'Università di Coimbra in Portogallo ed è parte del collettivo Ecologie Politiche del Presente, collettivo Ecologie Politiche del Presente, l'ho detto giusto. Alla mia destra abbiamo Esther Edith Callegaro, attivista di Fridays for Future Vicenza. Subito un applauso per Esther che ovviamente per una questione di età è forse un po' più emozionata di noi. L'applauso non farà altro che emozionarti ulteriormente, quindi ovviamente è un dispetto che ti faccio. Guido Viale è un economista, ma è un attivista ambientalista da moltissimi anni, da prima che, diciamo, per fortuna l'attivismo ambientale tornasse di moda, e saggista e giornalista. Come Luca Chianca, che invece è giornalista a tutti gli effetti e lavora da moltissimi anni per Report, e per Report ha siglato alcune inchieste importantissime, tra cui quella su Eni, da cui partiremo oggi nel dialogo con te, Luca. Ecco, allora se ritorniamo al clima, no? All'idea di passare dalla giustizia climatica alle grandi opere, la prima cosa che mi sento di dire è che noi nell'anno passato abbiamo fatto un percorso che forse è andato in una direzione, andato in una direzione inversa. Siamo partiti, diciamo, come comitati territoriali, nel nostro caso come comitati contro le grandi navi a Venezia, e abbiamo proposto nell'arco di diversi incontri e diverse assemblee, abbiamo proposto agli altri comitati territoriali di tutta Italia, dal NOTAV al NOTAV, per dire solo da nord a sud, abbiamo proposto un percorso che cercasse di come dire, maturare l'idea che le nostre singole lotte territoriali fossero tutte legate a una singola, una più alta, diciamo, una più comprensiva battaglia globale, cioè quella per la giustizia climatica, quella per la giustizia ambientale e quindi quella per la giustizia climatica. E con questo processo di confronto tra comitati e di
identificazione di un minimo comune denominatore nella giustizia climatica che siamo arrivati, per esempio, alla piazza dello scorso 23 marzo a Roma. 100.000 persone, se non forse di più. Una piazza che aveva, secondo noi, un punto politico molto preciso ed importante, cioè quello di gettare un ponte tra due elementi. Da una parte la capacità dei comitati di individuare un nemico, un avversario, di individuare delle responsabilità precise che riguardano certamente le grandi opere, ma che riguardano quindi il modello di sviluppo del nostro paese e del nostro presente, un modello di sviluppo che è totalmente inadeguato se non ad affrontare la crisi climatica, se non, diciamo, un modello di sviluppo che è responsabile dell'aggravarsi di questa stessa crisi climatica. Quindi questa capacità di individuare i responsabili da una parte, propria dei comitati, e dall'altra invece con l'onda, diciamo, di energia, la grande energia che scaturisce e scaturiva proprio dal movimento di Fridays for Future, che è emerso con prepotenza durante lo sciopero climatico, appunto, del 15 marzo scorso. E noi crediamo che la sfida a cui ci troviamo davanti, e la sfida a cui ci trovano davanti molti giovani e le molte giovani che fanno parte di Fridays for Future, sia proprio quella di declinare una nuova forma di ambientalismo. Una nuova forma di ambientalismo che abbia chiaro il ruolo del capitalismo nel suo essere motore storico e presente, e dico storico perché è questo che abbiamo discusso per esempio con Jason Moore l'anno scorso parlando di Capital Ocene, che abbiano presente appunto il ruolo del capitalismo e il fatto che un nuovo ambientalismo radicale e un'uscita dalla crisi climatica sia solo nella declinazione di una politica anticapitalista e nel superamento di questo modello neoliberista ed estrattivo. Anche perché noi temiamo, se questo non avviene, potrebbe accadere che questa grande energia nuova e sana, importante energia generazionale venga immediatamente cooptata da chi? Venga immediatamente cooptata dagli sviluppisti, venga immediatamente cooptata da quelle forze che pensano che la soluzione sia in un capitalismo green, di fatto non in un'inversione di rotta ma in un adeguamento dello status quo. Sintomatico è stato che il neoeletto segretario del PD Zingaretti, appena eletto, abbia dedicato la sua vittoria a Greta Thunberg e un secondo dopo abbia detto sì, però per noi la TAV rimane una priorità assoluta. E proprio per in questo campo politico che ci si è aperto davanti in questo anno di mobilitazione, di assemblee, noi non potevamo certamente limitarci né a stare sui territori né a evocare semplicemente la giustizia climatica o la giustizia ambientale. Perché questo nesso si è attivato, noi siamo andati in giro, siamo andati in Europa, ritorneremo in Europa, c'è un gruppo di attivisti del Nord-Est che sta per partire per la Germania per unirsi alla nuova edizione di Ende Gelände, che è la campagna tedesca che si batte per la chiusura del più grande sito di estrazione di carbone in Europa. E per questo, invece, questa volta, come centri sociali del Nord-Est, abbiamo deciso alcune settimane fa di bloccare la bioraffineria Eni di Marghera. Perché abbiamo fatto questo? L'abbiamo fatto perché Eni è la classica azienda che si comporta da azienda green in Italia e poi applica delle politiche totalmente neocoloniali nel sud del mondo. Ce ne parlerà Luca quando parlerà degli affari sporchi di Eni in Nigeria, sporchi perché devastano l'ambiente, devastano il delta del Niger, eccetera, eccetera, ma anche sporchi perché sono forieri di una corruzione dilagante e di dimensioni davvero incredibili. E la corruzione, la grande tangente Eni e Shell da 1 miliardo di dollari, ha
una ricaduta sull'ambiente, è espressione di una politica violentemente neocoloniale, perché se un miliardo di dollari sono sottratti ad un governo, vabbè certo, chissà come li userebbe un governo, però sono sottratti alla possibilità di essere impiegati in politiche e diventano invece appunto tangenti per questo, quell'altro corrotto o corruttore, sono chiaramente fondi che vengono sottratti alla possibilità appunto delle politiche di fare politica, alla possibilità per esempio di mettere in sicurezza dei territori, e vanno a pesare per esempio sui fenomeni migratori che viviamo con maggiore intensità da anni, vanno a pesare sulla desertificazione di un paese come la Nigeria, che è una desertificazione dei tratti sempre più drammatici, veloci e apparentemente inarrestabili. Quindi ha molto a che fare, la corruzione ha molto a che fare con l'ingiustizia ambientale, ha molto a che fare con il fenomeno migratorio. Allora, in questo spazio variabile, no, che tiene insieme territori e dimensione globale, nord e sud del mondo, natura umana e natura non umana, giustizia ambientale e giustizia climatica, tradizioni di resistenza di comunità e soggettività non binarie, in questo spazio variabile, in questa oscillazione che crediamo debba intendersi la sfida di un'ecologia radicale del presente, debba intendersi e calarsi questa sfida. Ed è proprio in questa oscillazione che concludo con l'introduzione, mi svesto dei panni, diciamo, del moderatore che fa la sua introduzione e parlo invece come attivista del Comitato No Grandi Navi. Quindi torniamo per un attimo a Venezia. A Venezia nelle ultime due settimane è successo qualcosa di terribile e di straordinario al tempo stesso. È successo quello che come Comitato No Grandi Navi da esattamente 7 anni denunciavamo che sarebbe potuto succedere, e la politica e il porto e l'impresa ci scherniva. Cioè denunciavamo il fatto che a Venezia sarebbe stato possibile un incidente di una grande nave da crociera. Bene, purtroppo questo è accaduto. Domenica 2 luglio la MSC Opera, una grande nave da crociera di 65.000 tonnellate, si è schiantata su una banchina della marittima a Venezia. È stato un dramma, ma poteva essere una tragedia piena di morti. È stato un miracolo che quella nave si sia schiantata appunto su quella banchina, che è una banchina industriale, e non 150 metri prima sulle fondamenta antiche di mattoni delle zattere, magari portandosi via l'imbarcadero di Madonna dell'Orto, qualche barchino dei veneziani, e facendo danni e morti e danni molto più gravi di quanto è successo. Lo diciamo da anni, le grandi navi non sono solo un problema per la sicurezza, ma sono un problema enorme per l'ambiente, in particolare per l'ecosistema lagunare con la sua fragilità. Lo diciamo tante volte quando parliamo da questo palco. Venezia è un luogo in cui la città e la natura non sono separabili. La città costruita e la laguna non sono due cose diverse, sono il frutto di un equilibrio reciproco, sono il frutto, diciamo, di una cura che la Repubblica Serenissima ha messo nel mantenere intatte le condizioni appunto perché la laguna continuasse ad esistere. E quello che le navi da crociera, che sono un pezzo della macchina di occupazione e di distruzione che è il turismo di massa a Venezia, e quello che le navi da crociera minaccia è proprio questa forma unica di equilibrio tra natura umana e natura non umana, tra ambiente costruito e ambiente naturale e così via. Sono responsabili con il loro passaggio di un fenomeno che è detto erosione, cioè sono talmente grandi che passano e passando sollevano sedimenti dal fondo della laguna, questi sedimenti vengono risucchiati dalle correnti in mare e contribuiscono di fatto
alla progressiva trasformazione della laguna, che sarebbe, diciamo, uno specchio d'acqua molto poco profondo, in qualcosa invece di molto più simile al mare, di fatto nella sparizione di un ecosistema particolare. Sono inquinanti. Cioè, è uscito pochi giorni fa, non l'abbiamo commissionato noi, è uscito uno studio di una ONG indipendente che si occupa di trasporti marittimi, che lo leggo per essere preciso, che ha calcolato, prima di tutto ha calcolato il fatto che Venezia, a causa del solo inquinamento delle navi da crociera, è il terzo porto più inquinato d'Europa dopo Palma e dopo Barcellona, e ha calcolato che nel 2017 le 203 navi da crociera che hanno solcato il Mediterraneo hanno inquinato di più dei 260 milioni di automobili che sono l'intero parco automobilistico dell'Unione Europea. Parliamo di inquinamento che si riferisce all'anno 2017. Ecco, per tutte queste ragioni, e naturalmente a causa dell'incidente che è avvenuto lo scorso 2 giugno, la città ha avuto un vero e proprio moto di indignazione. Abbiamo ovviamente convocato una manifestazione per il sabato successivo, che si è svolta appunto sabato scorso, una manifestazione che ci aspettavamo numerosa come non mai, ma non ci aspettavamo le 10.000 persone che alla fine si sono presentate. Siamo a Padova, non siamo lontani da Venezia, credo che si colgano le proporzioni. Quando si dice 10.000 persone a Venezia, non si dice qualcosa di epocale solo per la storia del Comitato No Grandi Navi, si dice qualcosa di epocale per la città. Cioè, dovremmo tornare al 68, alle mobilitazioni in piazza del 68, che forse Guido si ricorda le manifestazioni in piazza a Venezia in quegli anni. Si dovrebbe tornare agli anni 70, si dovrebbe tornare al movimento dell'onda, agli studenti del 2008, ma parliamo di un movimento nazionale, parliamo di studenti universitari. Per la prima volta, credo, abbiamo invece visto in piazza davvero un popolo, e uso questo termine ovviamente con un'accezione molto diversa da quella che utilizzano appunto i populisti nostrani alla Salvini, eccetera. Però abbiamo visto per la prima volta una città che con determinazione ha detto basta al passaggio delle grandi navi. La nostra manifestazione è stata anticipata da un'altra cosa scandalosa. Avevamo richiesto una deroga al divieto di manifestare in Piazza San Marco, un divieto che esiste per diverse ragioni, non ultimo il fatto che i Serenissimi nel 97 erano andati a tentare di occupare la piazza con un tanco. Il prefetto ha avuto il coraggio, il giorno prima del corteo, di negare il corteo ai veneziani, dicendo che una manifestazione pacifica che chiede la difesa di quella forma di vita peculiare che è Venezia, la difesa dell'ambiente, la difesa della propria vita, sarebbe stato un pericolo e avrebbe creato un precedente. Mentre le grandi navi non sono state fermate nemmeno il giorno dell'incidente. Cioè, noi dobbiamo anche capire con che controparte abbiamo a che fare, che cos'è oggi lo Stato, non da oggi, chi sta in Valsusa lo sa da 25 anni che cos'è lo Stato. Quando parliamo di grandi opere, quando parliamo di tutela dei territori, quando parliamo di una volontà popolare che si esprime contro questi potentati politico-economici. È uno Stato che dice a te cittadino, no, tu guarda, tu sei il pericolo e non ti do la piazza perché crei un precedente, mentre dice alle grandi navi da crociera che loro possono schiantarsi e non creano alcun precedente, possono continuare a passare. Quello che è accaduto è stato che la manifestazione, per i numeri, per la determinazione, ha scelto di non fermarsi ai divieti del prefetto e alla fine è finita con quella che noi abbiamo definito una presa di Piazza San Marco, una presa festosa, una presa simbolica ma anche concreta, cioè la città si è ripresa una grande fetta, diciamo, si è ripresa una porzione di città che non solo è quella dove le grandi navi
fanno l'inchino passandoci di fronte, ma anche una delle parti di città più largamente espropriate dal turismo di massa. Nessun veneziano ha più Piazza San Marco nella sua mappa di percorso, nella sua mappa emotiva, se non ci lavora. C'è stato un grande moto e qualcosa, secondo noi, sta cambiando per la città. Ci sarà ancora da lottare. Il ministro Toninelli ha detto chiaramente alcune cose che, insomma, io credo che ci abbia ascoltato, che noi non siamo, quello che il comitato vuole è che le navi rimangano fuori dalla laguna, che venga applicato il decreto Clini Passera, che nessuna nave oltre le 40.000 tonnellate venga fatta entrare in laguna. Noi siamo contrari a qualsiasi soluzione che preveda nuovi scavi in laguna, siamo contrari alla soluzione di Marghera perché prevederebbe nuovi scavi in laguna, siamo contrari alla soluzione di Marghera perché mandare le grandi navi a Marghera significherebbe mandare le grandi navi ad ormeggiare al petrolchimico, un'area che per la normativa Seveso, che forse ci dirai come mai si chiama normativa Seveso, è un'area al massimo rischio, cioè è veramente zona rossa, è letteralmente zona rossa. Immaginate cosa può essere un incidente di una nave da crociera non su una banchina industriale, ma su un deposito petrolchimico, appunto, sulla bioraffineria Eni, che per quanto bio ci tocca poi evacuare tutta la laguna alla fine. Noi siamo perché le navi vengano lasciate fuori. Toninelli ci ha ascoltato in qualche modo, nel senso che è contrario, dice lui, all'opzione per esempio Marghera e scavo del nuovo canale Vittorio e nuovo scavo del canale Vittorio Emanuele, ma lui ci ha detto che le navi non le può fermare. Non le può fermare perché c'ha contro tutti. Allora noi non ci aspettavamo francamente di vincere subito, però da sabato sappiamo una volta di più che la città è davvero una città che vuole dire no alle grandi navi dalla laguna alla terraferma. Chiudo con un'altra piccola segnalazione, mi scuso appunto per la lunghezza, ma faccio le veci anche di chi non è presente questa sera. Come Comitato No Grandi Navi e come Fridays for Future Venezia, abbiamo organizzato un altro evento dal 4 all'8 settembre al Lido di Venezia in concomitanza con la Mostra del Cinema. L'idea è di usare la Mostra del Cinema come cassa di risonanza e l'idea è quella di fare un grande climate camp nazionale ed europeo che sia un momento di confronto. Stiamo pensando a dei momenti di approfondimento e assembleari sui vari temi, sulle grandi opere, sul neocolonialismo, sulle migrazioni forzate, sugli ecofemminismi. Abbiamo già ospiti, per esempio, che arrivano, abbiamo già un ospite molto importante, Nimmo Bassey, che viene direttamente dalla Nigeria, che verrà direttamente dalla Nigeria per incontrare gli attivisti del Climate Camp. Il 7 ottobre abbiamo in programma un grande corteo che dal camp vada verso appunto la Mostra del Cinema. Domani abbiamo il lancio di tutti i social, domani in tarda mattinata, quindi li troverete tutti, si chiameranno tutti Venice Climate Camp, Twitter, Facebook, Instagram, quindi vi chiedo di rimanere sintonizzati domani mattina. Quindi grazie dell'attenzione. Allora partiamo con Stefania. Mi sono riletto alcuni tuoi articoli di qualche anno fa, in uno in particolare che era per un'ecologia dei commons, se non sbaglio, o qualcosa di simile, era il titolo, tu chiarivi un punto che secondo me, proprio per quello che ho detto e per noi e per il nostro percorso, è molto importante. Cioè, molto spesso si fa una corretta distinzione semantica tra giustizia ambientale e giustizia climatica. Nel tuo articolo tu in qualche modo invece, ricordo, costruivi e sottolineavi un nesso tra le due, una certa conseguenzialità. Quindi io non so se ti va di partire da qui o da dove vuoi, però ci interesserebbe soprattutto con te appunto affrontare il tema generale di che cosa è oggi l'ecologia politica e come si approccia l'ecologia da un punto di vista
chiamiamolo così, che tenga presente appunto delle striature, delle disparità di classe, di razza e di genere. Grazie.